al Biotech Future del Mind, luogo dove gli studenti incontrano le biotecnologie. Abbiamo con noi Elena Sgaravatti, che è vicepresidente di Assobiotech, ma è anche fondatrice, amministratore delegato di Plantarei Biotech. Le chiediamo di raccontarci la sua esperienza come imprenditrice, naturalmente, con un'ottica particolare nei confronti di chi si avvicina come studente, come neolaureato, a questo mondo variegato che è quello delle biotecnologie. Bene, allora io sono entrata nel mondo delle biotecnologie dopo un percorso nell'industria farmaceutica molto lungo, perché ho lavorato in Fidia, in GSK per molti anni e poi sono andata a dirigere una piccola azienda di biotecnologie in cui c'era una bellissima ricerca, era IRB, facevamo plant cell culture, quindi facevamo attivi con la produzione praticamente in bioreattori di cellule vegetali. Da lì ho fondato un'altra azienda dalla quale sono uscita e poi ho fondato questa mia azienda Plantarei Biotech, che è un'azienda, siamo incubati al Parco Scientifico Tecnologico Vega di Venezia, di Marghera, e abbiamo sia la parte di ricerca, un laboratorio di ricerca con laboratorio analitico, ma anche facciamo ricerca, sviluppo e anche produzione. Quindi è un'azienda a filiera completa e si occupa di biotecnologie vegetali. Il mio focus è proprio l'utilizzo delle piante per l'estrazione di metaboliti secondari. Le piante sono una straordinaria risorsa, basti pensare che il 50% dei farmaci viene dalle piante, quindi però lo utilizziamo queste piante che vengono dall'economia circolare, quindi utilizziamo i residui, le materie prime seconde, per esempio, dei rigoni di Asiago, che sono i residui delle spremute di succo di frutta, eccetera, che sono straordinariamente ricchi di metaboliti secondari, perché nella buccia che si raccolgono la grande concentrazione di metaboliti secondari che servono alla pianta per difendersi dagli attacchi esterni e insomma, per una serie di ragioni, anche per gli impollinatori, eccetera. Quindi prendiamo il meglio della frutta, che però sarebbe uno scarto, e attraverso tecniche di biotecnologia, quindi con enzimi, tecniche di estrazione fisica, abbiamo un bellissimo impianto di ultra microfiltrazione, riusciamo ad estrarre questi metaboliti che poi serviranno per la nutraceutica, per la farmaceutica, ma anche per la cosmesi. E poi abbiamo un altro settore, anche quello molto bello, abbiamo sviluppato e brevettato un prodotto di derivazione sempre vegetale, dalla lecitina di girasole che si chiama glicerofosfoinositolo. L'abbiamo chiamato glicerofosfoinositolo for planet, perché lo estraiamo e lo sintetizziamo, anzi, non è una sintesi, è una conversione enzimatica, quindi con metodo biotech, senza uso di solventi, e quindi abbiamo fatto un miglioramento sia di processo che di prodotto. E lo stiamo vendendo per la dermatologia, perché è un antinfiammatorio molto interessante, molto efficace, ha un'efficacia paragonabile a quella dei cortisonici, ma senza gli effetti collaterali del cortisonico, quindi per le dermatiti, per gli eczemi, ma anche nell'inflammaging. Questo prodotto è stato generato dalla ricerca del CNR di Napoli, con il quale stiamo cercando anche di sviluppare il farmaco con una indicazione molto eroica, perché si tratta di utilizzarlo nella sepsi, nella prevenzione della sepsi batterica e virale. E quindi qui si apre tutta un'altra, diciamo, area di ricerca e Di ricerca sviluppo, e interessante. anche la necessità naturalmente di fondi ben diversi da quelli che sono necessari invece a uno sviluppo e ricerca di prodotti da economia circolare. Due parole, dottoressa, su quella che è un po' la parola magica della nostra attualità. Quando si parla di sostenibilità si intendono tante cose, ma quando, anche nel vostro ambito delle biotecnologie, si tratta di una strada da seguire. In che modo voi come impresa, e anche perché no, come Assobiotech, intendete puntare
sulla sostenibilità ambientale, ma io direi a tutto tondo, perché sostenibilità significa anche una visione diversa del mondo, non soltanto un modo per limitare certi danni che abbiamo fatto all'ambiente. Allora, guardi, oggi è venuto fuori un concetto che è il concetto di One Health. Assolutamente. Allora, non possiamo pensare di vivere in salute in un ambiente che non sia sano. Allora, la salute dell'ambiente passa anche attraverso il rispetto dell'ambiente, il rispetto della biodiversità. Non dimentichiamoci che il Covid è stato generato da scellerate deforestazioni che hanno consentito lo spillover di virus da animali all'uomo. Quindi bisogna avere veramente un approccio a tutto tondo. Esatto. Le biotecnologie salveranno il mondo, ma sembra una... speriamo. L'hanno salvato, perché l'hanno salvato col Covid, certo. Perché hanno prodotto diagnostici, hanno prodotto vaccini e hanno prodotto anticorpi. Quindi dalla diagnosi alla prevenzione alla terapia. Ma lo salveranno anche perché lei pensi che McKinsey stessa dice che il 60% dei prodotti, delle materie prime nel mondo può essere fatto da biosoluzioni. Quindi possiamo veramente evitare di sfruttare questo pianeta e utilizzare le biotecnologie, perché sono una tecnologia abilitante, contaminante tantissime aree, quindi dall'industria, dall'ambiente, dall'agricoltura, l'utilizzo di microorganismi, di enzimi, di lieviti, ma anche di colture cellulari, le tecniche di breeding, insomma, tutte queste cose messe insieme. C'è una gamma amplissima di risorse da sfruttare. Esatto. Il tema della vulnerabilità della supply chain, adesso che peraltro, insomma, con questa geopolitica, che insomma, questa situazione mondiale, è il tema del momento. Ecco. Le biotecnologie possono risolvere. Qual è il problema? In Europa abbiamo un problema. Io invito gli spettatori a guardarsi questo link, che sono le Biosolution Coalition. Allora, il problema in Europa è un tema regolatorio. Abbiamo una normativa che per mettere in commercio l'accesso al mercato di un prodotto di biosoluzioni in Europa ci impiega 3 volte di più che in altri paesi, che in Cina, in America, cioè dai 2 ai 3 anni noi ci mettiamo dai 7 ai 10 anni. Questo ovviamente comporta una dispersione, dissipa know-how, perché ovviamente le aziende poi vanno a registrare altrove. Ed è un peccato, è un grande peccato, quindi l'obiettivo è quello veramente di rivedere in maniera critica la normativa, di accelerare l'accesso al mercato, perché sennò perdiamo competitività. E l'Europa adesso ha bisogno di una grande competitività. Assolutamente. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.